Quanto è importante questo seminario? È un seminario che abbiamo voluto, ci siamo resi disponibili per l'organizzazione proprio perché il tema è un tema importante, considerando che al centro dell'intervento seminariale ci sta un termine chiave che è quello proprio della consapevolezza. Consumatori consapevoli, consumatori adolescenti che hanno bisogno almeno di fermarsi a riflettere su quelli che possono essere i rischi e le potenzialità che vengono veicolate attraverso i social e non solo. Hanno bisogno di questi momenti di confronto anche per condividere con i compagni e non solo quelle che potrebbero essere delle problematiche magari vissute in maniera superficiale. Quindi è importante sia perché lo leghiamo al tema della cittadinanza attiva, sia perché vogliamo studenti sempre più consapevoli di loro stessi. Quindi ogni argomento diventa prezioso momento per accrescere la loro propensione allo spirito critico, a un protagonismo che deve esserci nelle scelte quotidiane. Un importante seminario oggi qui a Crotone, il consumo consapevole e sostenibile, ma che cos'è esattamente? È il consumo di cui sono protagonisti, siamo protagonisti tutti noi, consumatori consapevoli che si informano prima di consumare per fare le scelte nel modo migliore possibile. E dall'altra parte le imprese che producono in modo sostenibile, sono trasparenti e raccontano i prodotti per come realmente sono. E quindi un consumo proficuo sia dal lato di chi produce sia dal lato di tutti noi che consumiamo. Un importante seminario questo anche perché c'era la presenza di più giovani e forse bisogna partire da loro per mettere le basi e far capire che la terra va sostenuta e non sfruttata. È indispensabile, i protagonisti sono e saranno loro. Quindi significa che loro devono cercare le informazioni nei modi in cui sanno farlo, quindi soprattutto in rete, trovare quelle giuste, quelle autentiche e consumare secondo le loro preferenze, nel modo migliore che sia possibile, ma tenerli protagonisti, non imporgli delle scelte dall'alto, fare sì che le maturino loro le scelte. Ma cos'è un consumo sostenibile? Il consumo sostenibile è un consumo in cui si rispettano le risorse scarse. Dunque si fa un consumo adeguato di risorse non rinnovabili, si rispetta il consumo dell'acqua, di altre materie prime e non si spreca, dunque si riutilizza, si ricicla, si fa un uso parco dell'energia. Questo è consumo sostenibile e appartiene alle scelte quotidiane di ciascuno di noi.